Bentornati su www.infocorsi.it per un nuovo tutorial. A dire la verità, oggi parliamo di un argomento già trattato in precedenza, cioè del famoso Avast Antivirus. Il motivo per cui torniamo su questo programma è che è uscita in pratica la nuova edizione, la nuova versione, e quindi molti mi hanno chiesto di aggiornare il filmato per spiegare come installare appunto questa nuova edizione del programma. Il sito è ovviamente www.avast.com. Mi raccomando, quando scrivete gli indirizzi dei siti, a non sbagliare, perché esistono decine di imitazioni truffaldine dei siti più famosi. Quindi scrivete correttamente l'indirizzo www.avast.com, l'inconfondibile icona della pallina di Avast. Come vedete, rispetto alla vecchia versione, che era una pallina blu, è diventata una pallina arancione. Quindi già da questo notate che il programma è stato completamente rinnovato. A questo punto, giunti sulla schermata iniziale del sito, andiamo a cliccare dove dice prodotti, per vedere appunto i prodotti che la ditta Alwil Software, che produce questo programma, ci mette a disposizione. Ovviamente in primo piano ci viene proposto Avast Internet Security, che è il programma completo a pagamento e che costa €54,95, se non sbaglio, per una licenza che dura 2 anni. Adesso potrei dire qualcosa di cui mi sbaglio, ma a noi interessa, come spesso facciamo nei tutorial in questo sito, la versione totalmente gratuita, che vi assicuro è già più che ottimale per un utilizzo sia casalingo sia anche per una piccola attività. Qui abbiamo Avast Free Antivirus, dove la voce free ovviamente significa gratis, gratuito, ed è appunto questo che vogliamo scaricare. Andiamo a cliccare su download e veniamo riportati sulla pagina dello scaricamento, del download appunto. Ci sono due diverse opzioni: Avast Multilingua, quindi dicevo ci sono due edizioni disponibili, quella multilingua da 45 MB, che però insomma penso che possa servire solo a qualcuno che desideri l'installazione in una lingua diversa dall'italiano, oppure appunto la installazione di Avast in italiano. Io sceglierò questa e vado a cliccare su download per far partire lo scaricamento, anche se in realtà, non so se l'avete notato, sono stato reindirizzato su un'altra pagina. La sposto un attimo per farvelo notare. In pratica si è aperta un'altra pagina di un altro sito, che fa in un certo senso da recipiente per i file di Avast, e quindi non è direttamente dal sito ufficiale di Avast che scarichiamo il programma, ma da questo download.html.it. quindi non vi preoccupate del fatto di essere stati reindirizzati su un sito diverso, perché è comunque un sito ufficiale autorizzato da Avast. Del resto ci siamo arrivati proprio attraverso il sito di Avast stesso, quindi non ci sono problemi. Chiaramente qui sono costretto in un certo senso a cliccare ancora download, quindi ad eseguire un ulteriore passaggio per scaricare il programma. Cliccando download, finalmente dovremmo essere pronti. Il download dovrebbe partire in automatico, infatti sta tentando di partire, però come spesso accade quando utilizziamo Internet Explorer, qui sopra appare un messaggio di sicurezza, cioè in pratica per paura che scarichiamo dei virus, quindi l'esatto contrario di quello che stiamo provando a scaricare ora, Internet Explorer ci avvisa che ha bloccato il download, e quindi ora siamo noi a doverlo avvisare del fatto che invece il download è sicuro, lo scaricamento è sicuro, che si tratta di un programma senza pericoli e che quindi lo vogliamo scaricare. Quindi quando vi appare questa fascia qui gialla, dovete poi, ovviamente se siete sicuri di scaricare qualcosa di buono, dovete cliccare e scegliere scarica file. In questa maniera è come se autorizzassimo Internet Explorer a scaricare il file in questione, e quindi finalmente appare la finestra di salvataggio. La finestra ci chiede se eseguire o salvare il file. Come anche in tanti altri tutorial precedenti vi ho detto, è sempre preferibile salvare il file sul nostro hard disk oppure sulla nostra pennetta, per poi scaricarlo, per poi, chiedo scusa, installarlo e quindi eseguirlo in un momento successivo. Clicco su salva e parte il download, che ovviamente mi chiederà dove desidero salvare. Qui stiamo utilizzando Windows 7 e quindi qui ho l'elenco di tutte le possibili posizioni di scaricamento. Scegliamo ad esempio il desktop, quindi scaricheremo questa icona direttamente sul nostro desktop. Non c'è bisogno di cambiare il nome del file, possiamo benissimo lasciare questo, e andiamo a cliccare su salva.
parte il download che durerà un po' di tempo, ecco alcuni minuti come vedete dal tempo stimato, quindi ora interrompo la registrazione e la riprenderò a scaricamento completato, cioè quando questa linea verde sarà arrivata fino alla fine. Eccoci tornati dopo la pausa, il download è stato completato come vedete anche dall'avanzamento di questa fascia verde e dal messaggio che ci viene visualizzato. Possiamo quindi chiudere tutte le finestre che avevamo aperto per verificare la presenza sul nostro desktop dell'icona del setup di Avast, cioè dell'installazione di Avast. Come vedete in pratica la versione che stiamo per installare è Avast versione 5, va bene? Quindi questo 5 indica appunto l'edizione del programma. In sostanza, rispetto all'edizione di cui avevamo parlato alcuni mesi fa in un tutorial precedente, è quella successiva perché quella era Avast 4. Riconoscibile dal fatto che anche del colore che cambia, questo è arancione, quello era blu. Chiaramente il colore è la cosa più banale, ma è il modo più evidente per riconoscere se si tratta della nuova versione del programma o della vecchia. Procederemo in questa seconda fase del tutorial all'installazione del programma stesso, che è in realtà semplicissima, però siccome ci sono alcune piccole impostazioni che secondo me è necessario personalizzare durante questa installazione, ve la mostro. Faccio quindi doppio clic sul file in questione, mi appare la finestra di sicurezza di Windows 7 e rispondo di sì. A questo punto siamo già pronti per l'installazione. Ci viene chiesta la lingua in cui vogliamo installare, noi chiaramente scegliamo l'italiano. Poi vado su avanti. E in questa finestra mi viene chiesto se voglio partecipare alla comunità di Avast. Come è spiegato qui sotto, abilitando questa opzione, state dando il vostro consenso ad inviare in maniera anonima alcune informazioni relative alla sicurezza. Quindi in pratica, se noi lasciamo spuntata questa casella, è vero che lo farà in maniera anonima, ma comunque a nostra insaputa Avast informerà la ditta Alwil Software, la ditta che produce il programma, di alcune cose che accadono sul nostro computer. Per quanto non sia niente di pericoloso, per quello che mi riguarda, per mia privacy, preferisco deselezionare questa opzione e quindi fare in modo che assolutamente non ci siano nessun tipo di informazione che il programma possa inviare all'esterno del mio computer. Vado poi su avanti. E nella finestra successiva mi viene chiesto se voglio installare anche Google Chrome, che è un browser alternativo all'Internet Explorer, molto utilizzato a dire la verità, ma a me sinceramente non piace moltissimo, quindi preferisco non installarlo. Sinceramente consiglio anche a voi di non farlo, soprattutto se poi si tratta di programmi che non andiamo ad utilizzare, e allora è inutile caricare il nostro computer di cose che non servono. Quindi gli dico no, non installare Google Chrome, anche perché io ho scaricato Avast, quindi evidentemente voglio installare solo quello. Se desiderassi installare anche Google Chrome, andrei a scaricarlo di mia iniziativa. Vado su avanti ancora e a questo punto l'installazione sta andando, infatti non ci sono pulsanti da cliccare, chiaramente non dovete cliccare a nulla se noi interrompiamo tutto, dobbiamo solo attendere qualche minuto, come appunto ci viene detto espressamente in questa frase, perché l'installazione sia definitivamente completata. Ecco che sta per terminare. Attendiamo ancora un attimo. Ecco, come vedete dalla frase adesso sullo schermo, Avast sta terminando l'installazione. E finalmente appare il messaggio che dice che l'installazione è stata completata con successo. Quindi possiamo cliccare fine e il programma è installato. Me ne accorgo da quest'altra icona che è apparsa sul vostro desktop, quindi anche, e che mi indica appunto l'installazione avvenuta. A questo punto il file che avevamo scaricato da internet lo posso anche eliminare, non mi serve più perché ormai il programma è installato. Quindi clicco con il destro e lo vado ad eliminare il file di installazione, quello che si chiamava setup, va bene? Vado su elimina, mi viene chiesta conferma, rispondo di sì e il programma è già bello e funzionante. C'è però un piccolo problema che ora vi mostro, quindi faccio doppio clic per aprire il programma. Il programma sta già funzionando, è già correttamente impostato per l'aggiornamento automatico, però, ecco, nel momento in cui si apre,
Dice programma in attesa di registrazione, registratevi, perché qui ci dice che la nostra protezione scadrà tra 30 giorni, cioè se non facciamo la registrazione del programma, evidentemente dopo 30 giorni il programma si bloccherà ed è quindi come se non avessimo fatto nulla. Per la registrazione ci sarà una procedura da fare sul sito e poi per tornare qui nel programma. In pratica dobbiamo, lo facevamo anche con la vecchia versione di Avast, dobbiamo chiedere. Comunicando ad Avast un nostro indirizzo di posta elettronica, dobbiamo chiedere un codice di licenza che ci viene inviato per posta e poi una volta arrivato questo codice va inserito nel programma che si sbloccherà e funzionerà non più solo per 1 mese, bensì per addirittura 14 mesi. Quindi vado a chiudere questa finestra e nella fase successiva del tutorial andremo a registrarci sul sito di Alwil Software, sul sito di Avast, in maniera tale da ottenere un codice per registrare il programma. Eccoci dunque all'ultima fase del nostro lavoro. Come vedete, sono tornato sul sito www.avast.com. Mi raccomando, non sbagliate a scrivere gli indirizzi perché rischiate di cadere in siti truffaldini. E a questo punto dobbiamo registrare, chiedo scusa, il software. Ovviamente abbiamo bisogno di un'email attiva. Chi non dovesse avere un indirizzo di email vada a consultare l'apposito tutorial su questo stesso mio sito www.infocorsi.it in cui spiego come crearsi una propria email gratuita. Io adesso ho qui un'email già aperta, vedete, un'email ovviamente fasulla con il numero Ossimario che mi sono creato appositamente per questo motivo e in posta arrivata per adesso non ho particolari messaggi di posta in arrivo. Ora, tornando qui quindi sul sito di Avast, comunicherò l'email che mi sono creato su libero.it, in quel caso, ma avrei potuto crearla su qualsiasi provider, in maniera tale che Avast mi invii il codice di licenza in quella casella di posta elettronica. Quindi io mi sposto verso destra, vado a cliccare su supporto. Eccoci. Appare questa pagina dove scorrendo verso il basso c'è il centro licenze e a noi interessa cliccare questa voce. Ottieni un codice di licenza per Avast Free Antivirus. Lo vado a cliccare. E mi dice registra il tuo Avast gratuitamente per 1 anno. In realtà poi dura anche qualcosa in più di 1 anno. Per farlo, scorrendo verso il basso, devo compilare questo modulo digitando per 2 volte il mio indirizzo di email, che in questo caso è rossi.mario, eccetera, eccetera. Lo scrivo per 2 volte qui dentro, va bene. Poi qui dentro devo scrivere come mi chiamo e digiterò quindi Rossi Mario. Devo affermare che utilizzo il prodotto a casa perché altrimenti non mi mandano il codice, perché in realtà è quello gratuito non si può usare, diciamo almeno non per, in maniera perfettamente legale, non si può usare per motivi commerciali, quindi. E poi in basso devo scrivere il codice che viene riportato qua, queste 3 lettere, quindi DWD, questo è il classico codice di sicurezza che un po' su tutti i siti che richiedono una registrazione ci viene chiesto di inserire. A questo punto tutti gli altri campi che ho lasciato vuoti, potete lasciarli vuoti anche voi, non servono, e quindi vado a cliccare su Registrati per la licenza gratuita. Ci apparirà tra qualche istante una pagina di conferma e quindi a questo punto non ci resta, come vedete, siamo stati registrati, non ci resta che andare a controllare in posta elettronica se abbiamo appunto ricevuto la registrazione. Ecco, ho interrotto la registrazione per riprenderla dopo qualche minuto perché a volte il messaggio di registrazione da parte di Avast, che è questo, nella vostra posta elettronica potrebbe arrivare anche dopo una mezz'oretta o dopo un'oretta, quindi non è sempre così istantaneo. Nel mio caso è arrivato circa dopo un quarto d'ora, dopo che ho fatto la registrazione, ed ecco perché avevo interrotto la registrazione del mio filmato. Quindi non vi preoccupate se non giunge immediatamente il messaggio di registrazione, aspettate mezz'ora, massimo un'ora, che arriverà certamente. Una volta che nella vostra posta elettronica è arrivato questo messaggio, basta cliccarlo. E nel messaggio stesso ci sarà questo codice che Avast stesso vi consiglia di copiare ed incollare. Quindi io lo vado ad evidenziare in questa maniera, clicco con il tasto destro su di esso e poi vado a scegliere copia.
Una volta fatta questa cosa, lo dovrò incollare all'interno del programma stesso per registrarlo. Quindi posso anche chiudere l'Internet Explorer, aprire Avast Antivirus con un doppio clic, mi si apre questa finestra e vado a cliccare su manutenzione e poi registrazione. Quindi manutenzione e poi registrazione. Qui ci spiega che non siamo ancora registrati e quindi io vado a scorrere la finestra verso il basso e clicco qui. Inserisci la chiave di licenza, quindi non c'è bisogno di fare registrati adesso perché abbiamo scelto quell'altra procedura manuale direttamente dal sito. Vengo qui ad inserisci la chiave di licenza, mi appare questa finestra dove faccio semplicemente tasto destro add incolla, qui esce in inglese paste che vuol dire incolla appunto, e cliccando così mi appare quel codice che poco fa avevo copiato dal messaggio che Avast stesso mi aveva mandato. Cliccando ok mi dice grazie per esserti registrato, non mi dice più quella scritta rossa di allerta e qui mi dà che la registrazione scadrà il 1° maggio, quindi in pratica come vedete tra 13 o 14 mesi, quindi più di un anno di registrazione gratuita a nostra disposizione. Per un anno non avrò problemi con i virus perché Avast mi proteggerà. A questo punto il tutorial finisce, vi consiglio di guardarlo con attenzione e di installare Avast in maniera tale che possiate essere protetti da tutte le minacce che trovate sul web.